Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno. Stiamo lasciando Buffalo, pronti per questa nuova avventura canadese. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Siamo quasi arrivati. Poverina, lei ha un raffreddore incredibile. Bene, eccoci arrivati nel nostro appartamentino seminterrato di Toronto. Ci hanno fatto un gran bel benvenuto. Guardate qui sul muro, hanno scritto addirittura Welcome Lucas, perché avevo prenotato col mio nome. E guardate di qui, lì c'è tutto un angolo cucina. E qui invece tutto lo spazio per dormire, molto moderno, fatto molto bene, devo dire la verità. Qui c'è uno specchio, buongiorno, il wifi, qui dentro c'è il bagno tutto moderno con una doccia grande. È tutto molto molto piccolo ma molto molto ben organizzato, devo dire. Ma guardate prima quanto è carino il quartiere in cui ci troviamo. Siamo arrivati nel centro di Toronto. Una primissima impressione a caldo su questa città. È New York pulita. Non potevo sintetizzarla meglio. Esatto, ha una prima impressione, soprattutto qui nella zona centrale, sembra di nuovo di essere a Manhattan. Guardate qua che palazzoni giganti che ci sono alle mie spalle. Però in realtà effettivamente è più pulita e più silenziosa. Vi do una prova, vi faccio vedere il pavimento. Guardate qui. Guardate, non c'è una carta per terra. Tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Chissà cosa sta succedendo a Toronto, perché qui è veramente tutto in espansione, ci sono un casino di grattacieli in costruzione, cantieri da tutte le parti. È una città che probabilmente è in grande crescita economica in questo momento. Bene, ci stiamo lasciando alle spalle questo quartiere della downtown, nella quale torneremo dopo, perché ci stiamo dirigendo sul lungolago, quello che loro chiamano Harbor Front, vale a dire fronte del porto.
in uno dei quartieri più particolari, si chiama Historic Distillery District, perché è un quartiere che è stato ricavato da una vecchia distilleria dismessa, quindi è lo vedrete, un quartiere molto particolare in cui case e negozi sono state ricavate dagli spazi che un tempo erano fabbriche. Qui sorgeva fino alla fine dell'Ottocento una distilleria che produceva 7,6 milioni di litri di whisky ogni anno, la distilleria più grande del mondo, ma negli anni 80 e 90 del Novecento ha subito una grande crisi ed è stata abbandonata, e nel 2003 ha aperto con questo nuovo volto di quartiere pieno di caffetterie, gallerie d'arte, luoghi di cultura, spazi di incontro. Qui ci fanno anche i mercatini di Natale nel periodo appunto natalizio, e come vedete intorno a me è un luogo di molto 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 piacevole presenza. Questo splendido edificio alle mie spalle è il vecchio municipio di Toronto, non ricordo fino a che anno è stato usato, comunque è uno degli edifici più belli e più maestosi della città. Oggi è usato ancora come tribunale, ma solo per i prossimi 2 anni, perché poi verrà pronto il palazzo nuovo del tribunale e quindi chi lo sa che fine farà, però è veramente molto molto bello. E con il vecchio municipio alle mie spalle arriviamo alla piazza principale, che si chiama Nathan qualcosa, ed è la piazza del nuovo municipio. Cosa mi dici? È bellissimo! Ti piace? Sì! Siamo stanchi, il sole è ormai quasi del tutto tramontato ed ecco che quindi chiudiamo il nostro giro nella Times Square di Toronto, vale a dire la Yonge Dundas Square. È da qui che noi vi salutiamo, termina qui la nostra prima lunga ed estenuante giornata a Toronto. Guardate la stanchezza dipinta sul volto di questa donna,
Ora andiamo a prenderci qualcosina da mangiare per il pranzo di domani, perché in realtà stasera ripristiniamo la buona vecchia pasta italiana. E non sappiamo come scolare. Sì, perché non c'è il colapasta, ma qualcosa ci inventeremo. E quindi da Toronto per la prima sera è tutto, restituisco la linea alla regia. A domani!